da Guadagni di Tasca, da Patrizia Di Donato. Vi ho già accennato, questo è una raccolta di racconti, il primo dei quali, peraltro, è stato il vincitore del premio Terra nel 2005 nella sezione Mario Cumiglio. Io all'epoca non conoscevo personalmente Patrizia, ma ricordo che il nostro rapporto è nato in quegli anni, almeno io come lettore ho iniziato a avere familiarità con il suo nome in quegli anni, e poi sono arrivati altri racconti tra tanti che ha scritto, e questi racconti sono confluiti in questo libro. Ora, voi sapete benissimo che scrivere è una parola che significa tutto, non significa scrittura creativa. Perché come parlare del mare? Ci sono mille mari, uno parla del Mediterraneo e bisogna vedere a che zona si riferisce, perché ogni area ha le sue specificità. Si parla di un oceano, ma di oceani ce ne sono tanti. Parlare di racconti significa parlare di una forma di scrittura molto diversa dal romanzo, naturalmente diversissima dalla scrittura diversa. Però c'è in questo libro, ormai me lo abbiamo presentato tante volte, io sono quasi diventato monotono, un testo che mi è, un racconto che mi è piaciuto sempre moltissimo, Patrizia lo sa, si intitola La leggenda della casa, della casa, perché una volta sbagliato dissi La leggenda della spesa, e da quel momento mi è rimasto sempre il trauma e vado a controllarlo ogni volta, poi ogni volta mi viene. È un racconto che io ho trovato veramente straordinario. Perché? Perché si tratta di una agenda vera e propria, di una donna, dove sono appuntate le cose più varie della quotidianità, ricette, cioè farmaci da comprare, ripetizioni per i figli. E in questa messe di frammenti emerge però non solo la voce di una protagonista, nascosta appunto dalle parole che vengono appuntate, ma emerge un ambiente umano, un ambiente psicologico, ed emergono anche aspetti più cubi, più difficili. Quello che però colpisce di questo racconto è l'estrema poeticità della scrittura, non perché sia lirica, ma perché c'è una scelta, a volte anche epigrammatica, di alcune frasi, che rivela invece una retroterra di riflessioni e di meditazioni. La domanda alla quale io voglio arrivare, Patrizia, è questa. Si dice sempre che il racconto è una forma più contratta, più spietata anche se vogliamo, di scrittura rispetto al romanzo, perché non ammette passi falsi, e un calo di tensione che sarebbe tollerabile nelle 300 pagine di un romanzo non è invece, non passa certo inosservato nelle 10, 15, 20 di un racconto. Tu che hai fatto della delicatezza di tratto una cifra stilistica, almeno in questo libro, nei racconti che sono esemplati e raccolti in questo libro, come fai a gestire, a miscelare insieme il dolce ma soprattutto l'amaro che c'è in queste pagine? Cioè, al momento della scrittura, come si governa la propria penna per evitare di scadere in un eccesso di cupezza o di viceversa, per rimanere in un'area di superficialità? E come si arriva a dire qualcosa che sia semplicemente vero, credibile e autentico? Penso che la cosa più importante, non mi stancherò mai di dirlo, è la lettura. Bisogna leggere moltissimo prima che scrivere, perché si fa tanta scrittura ma purtroppo poca lettura. E quindi penso che i testi che leggo, che ho letto, che continuo a leggere, sicuramente abbiano giovato, diciamo, a delle caratteristiche che poi sono già insite nella mia personalità. C'è una forma di dicotomia caratteriale che mi porta facilmente a sorridere, così come facilmente a drammatizzare determinati eventi di vita. E quindi non ho fatto altro che essere me stessa. Se c'è una cosa che a mio avviso il lettore si accorge subito, è se una persona finge. Quindi la finzione poi non porta lontano. Essendo sinceri, io sono così, e così sono anche nello scrittore. Poi io dopo, sia anche molto esigente, nel
senso che butto giù un testo, poi continuo a animarlo, finché il testo non sia qualcosa di solo mio, qualcosa che anche il lettore può sentirsi autorizzato o quasi a collaborare in questo testo. Quindi c'è un incontro tra... una forma di autorialità condivisa. Mi è venuta in mente un'altra domanda, facciamo due a testa, scriviamo a testa così siamo un po' più armonici nello sviluppo. È molto interessante quello che tu dici, perché normalmente si parla di finzione narrativa, chiaramente quando si racconta, ma c'è della verità anche nella finzione. Qual è il rapporto e come si gestisce questo rapporto tra la libera fantasia creatrice che può portarti a imbastire un mondo affabulatorio, affabulante, con i dati dell'autobiografia, cioè con il proprio vissuto? Si può prescindere dal proprio vissuto, o alcune proprio vissuto in un modo o nell'altro emerge in quello che si scrive? Perché c'è chi dice, no, la mia vita è da una parte, quello che io scrivo è dall'altra. Io penso che l'alchimia vincente sia proprio questa, quando riesci a fondere la tua vita, quelli che sono i tratti caratteristici della tua vita, e la fantasia. Se riesci a coniugare queste due cose, allora è aver trovato la pietra filosofale veramente a livello letterario. Quindi io lo trovo molto bello. Penso che anche chi si nasconda dietro dei personaggi che dice che siano inventati, quindi dice questo è un personaggio inventato, se dentro c'è qualcosa che riesca a farti commuovere, a farti piangere, a farti ridere, che ti dia un'emozione forte, a mio avviso quella persona ha vissuto determinate cose che scrive, perché se no è letteralmente impossibile. Comunque ha una sensibilità, è la lumaca che gira senza guscio, no? È vero che il guscio ripara, però la lumaca senza guscio sente che le stagioni prima degli altri, sente il terreno prima degli altri. E quindi penso che sia, come dicevo, la soluzione migliore. Questa forma. Poi se andiamo dentro i testi di grandi scrittori, la ritroviamo, vuoi nella letteratura russa, vuoi nella letteratura francese, noi la ritroviamo, perché se Proust poteva parlare del sapore delle Madeleine, del gusto di determinati ambienti, che ti sembra quasi di star lì, è una cosa che avevamo vissuto. Certo. Ecco questo. Ora ci spostiamo nella parte destra della mia destra, con Valeria. Felice, sulla quale, così come ho fatto con Patrizia, spendo alcune parole.